Non so come va di passa. Oh, mica. No, 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 no. E tutto il tarolla. Mi è arrivata una mail. Melody. Wow, camion, capaia, metton, tolera, vera, sandy, sola, pizza, di grasso, nostro, L'amore è ancora quella, fai merenda con Girella. This is my life. Bello. Proprio Gaia sta canzone, fe. La faccia, la tua faccia, la tua faccia, la tua faccia, la faccia, la tua faccia. The face, now let me in the bass. Tra l'altro, aspettate, il video è bellissimo, coloro che ballano. Mazza, è proprio una cosa originale. Da Hollywood. Guardate. Prova, prova. Guardate. Ciao amici, ciao. Prova. Ok, credo che vada bene. Ok. Io tecnicamente devo ancora finire di scelti due. Ma la morale dell'aneddoto qual era, quindi? No, non c'era niente. Che i kebab Arig guardano il cricket. E che, no. E che l'Australia va proprio. E che parlano con questa voce? Mi sono accorto. No, tra l'altro ci siamo andati sabato sera e Cippo si è spostato, no? È passato da un'altra di finale Ligure. E andiamo lì e gli chiediamo perché si è spostato e ci ha guardato veramente malissimo con questi occhi, che tra un po' piangeva, si lamentava, è passato da, diciamo, la periferia di finale al centro, dove c'è un po' più la finale bene, per capirci. E ci dice, no, no, ma ogni sera, cavolo, i carabinieri, qui c'è la gente che fa casino, i carabinieri arrivano e pensano che sia io a fare casino, ma Cippo buono, Cippo che ha comprato tutto, messo in regola tutto. Ma chi è Topolino? No, Cippo è mai... Io comunque ho segnato i nomi delle pornostar. Beh, erano conosciute. A noi ci ha anche fatto tagliare il suo kebab. Vuole proprio bene. È una bella immagine. No. Quindi Cippo è un pedofilo. È una sorta di doppio senso. Sì, è vero. Questo blu pezzo ci va tutto. Cippo ci ha fatto tagliare il suo kebab. Sì, ho registrato. Del coso. Io sto registrando tutto. Cioè, tutta la registrazione. No, però ci stava pure io questo, se me l'ho lasciato. Alla fine proprio, capito? Dopo poi Cippo ci ha fatto tagliare il tuo kebab. Cippo. Ah, non mi fate per Hai fatto, Dav? Cippo, mancano due giochi. Come sono i giochi di oggi? Speriamo un po' a me. Ce n'è uno che se esce, c'è una cosa bellissima. Io apro Wikipedia subito, però quella è inglese ovviamente. No, apri quella tedesca, perché in inglese non lo trovi se esce questo. Oh mio Dio. Yeah! Ah, un attimo. Ma c'era un rumore stranissimo, tipo insetto. Sì, ma stanno sti rumori che non so dove vengono. Il fischio ora l'insetto. Un sì, c'è un pochetto, vabbè. E io non c'ho anche, cioè, ma meno che non prova ad abbassare un po' il microfono. Sì, sei tu, Fede. Adesso non c'è più. No, aspetta, io non ho ancora abbassato il microfono. Adesso non c'è più. Allora forse Davide che ha fatto. No, io non sono sicuro perché li sento nelle cuffie queste cose.
Cioè, quando tutti fanno silenzio si sente. Il fatto è che chi lo sente nelle cuffie non è lui. Quindi chi non sente il rumore è lui. Io lo sento. Io lo sento. Io pure. Leolo? Porca puttana. Aspetta, ma perché dà fastidio. Dà fastidio. Sente un fischio. Non lascio la porta aperta. Mi sentirò male. Basta, ci abbiamo da fa. Siamo professionisti, diglielo. Poretta, madonna. No, ciao ma. Sì, ciao ma. Che cara la mamma di Fabio. Non ho giocato tuo amico, bene. Tra virgolette. Sì, vabbè, sì. Ma per, ma per gli ombri, ovviamente. Per gli ombri, ovviamente. Reolo, delira di meno quando parli. Prego. Egno qualcosa anche detto Lil. Ciao. Gianfranco Menegalli anche detto Fabio. Che cazzo sei? Sei un coglione. Piacere Gianfranco Menegalli. È uscito così, credo che sia qualche persona che esiste veramente, vale, il mio sì, detto Fabio poi. Don't call my name. No, sì, perché praticamente ecco subito, scusate. Vi odio. Vabbè, dai, dopo Lenoir 2 possiamo tagliare. Lenoir 2 si dai. Io ho scoperto che al cinema vicino a casa mia non fanno Dreamland, quindi dovrò andarla a vedere un po' più lontano. Però ci vado, no, ci vado. Scusa, il Warner è pieno dei poster? Infatti, non lo fanno. Ma sono dei coglioni. Cioè, andate a vedere quella roba? Sicuramente, Davide. E poi farò un mega post su Panino. Ok, scusate. Ma chi era che gli ha squillato il telefono? Nessuno, ha fatto uno squillo per rovinare il podcast e basta. Vabbè, allora ripartiamo da... E penso poi Lenoir 2. Che ci sabotano. Sabotano. Un sabò. Oh, io sono inglese, che volete? Sì, io non ho scoperto niente. Mi limito a riportare queste storie di estrema povertà in Lucania. Di famiglie neopovere. E praticamente... Ah, ma che rompi coglioni, cazzo! Ma perché non l'episodio zero che faceva cagare è andato bene? Vero, vero. Ma vedi che ti faccio ciao con la manina, vai, no? Invece di stare un'ora a parlare. Ma che cazzo comunque non si era sentito niente, Fabio, potevi pure continuare. Ciao. Ma chi è? Ma infatti, madonna, eri lì che smadonnavi contro Gesù Cristo in persona. Dai, vai, rifai. Ma chi è? È mia madre che mi è venuta a salutare. Poi io la saluto senza dire ciao. Ma è meglio sta povera donna. Ma... Cazzo. A Federico, che funzione corporale stava espletando? Tra l'altro, ha messo lo Federico. Sto coglionaccio. Ho tirato su un merdone. Che ne... Ecco, evviva. Sì, molto interessante. Ha anche registrato, tra l'altro. Non stavo registrando, sì. Grande, grazie. Il fatto era anche mirato ai CCP Games come protesta di questo aggiornamento qua. Vabbè, quindi... però non è che ogni cosa che succede adesso sono i Lulzer, che hanno sparato al Papa e sono i Lulzer. La regia mi dice di andare avanti perché non è il podcast di Heavy Rain, quindi non so, volevo dire, ho giocato anche a Ratchet & Clank, ma a sto punto chiudiamo qui. Qualche ultimo parere? No, lancia la sigla della posta e via. Del piotta. Dovremmo chiudere in questo momento. Possiamo rifarla la chiusura, che mi avete colto di sorpresa con questo. Poi, madonna, faccio con Audacity. Che? Dai, ragazzi, finiamo. Fabio, bassissimo, ti sento. E io non ho mosso niente. Adesso? Ora vai bene. Ma cosa cambi? Perché ogni tanto ti sento basso? Niente. No, mo ti sento un po' basso. Io non ho toccato. Vabbè, dai, su, non fa niente. Io lo sento bene, Fabio. Parla più alto, Ok. Vai.
Egna. Aspetta, dove riprendo comunque? No, comunque, vuoi tu. Eccetera, eccetera. Dopo questo puttanaio si sono incazzati. Ora abbiamo... Oh, ma vaffanculo, fammi finire, c'è la parte finale della news che... Che ne so io? Tu fai... Stavo continuando, poverino. Sto continuando. Bene, e questo... Oh, brutti. Quindi... Reono che fa le robe da deficiente in sottofondo, ma principalmente Ennio, su. Ennio, cioè io sono deficiente principalmente? No, ma principalmente questo... Principalmente devo trovare un modo per bloccare Reono. Dai. Principalmente andiamo avanti, dai. 3 secondi. Ma... Non si può fare così queste cose, che te frega? Devo finire Explosion Man entro domani. Questi siamo noi, manca uno di cui non mi ricordo il nome. No, vaffanculo. Allora non lo dire cazzo, se non te lo ricordi. No, finiremo mai più. In effetti questo come lo monto, dai, partiamo. Vabbè, scusa, sì, da dopo Federico. Sì. O Alfredo. E comunque direi che questa parentesi con le news è finita. Forse ci sono state un po' di difficoltà tecniche, quindi scusateci se qualche volta siamo andati fuori d'Italia. Miglioreremo. Sì, ma ti senti a scatti, Reolo? Col tempo migliorerà. A me si sente. Anch'io sto facendo rodaggio, sto avviando il motorino. Un attimo, che sto tirando la catena del tagliaerba. Beh, già è tanto che stavolta non sta giocando. Già è tanto. Però sto installando un gioco, se vi consolo. Ecco, perché naturalmente non conta per stabilire. No, ma sto installando un simulatore di razzi fighissimo. Dopo, alla fine... Di razzi? No, su serio, alla fine del coso cerco un modo per linkarlo, per darlo. Davide, vai avanti, per l'amor di Dio. Ho una bellissima spilletta del Nintendo 3DS con scritto 3D senza occhiali. Ti fa inculare da Davide. Sì. No, volevo darvi 3 secondi qua di una cosa. Quindi richiudi. Rifà la chiusura, poi la montiamo. Pronto? Si sente? Sì. Rifai la chiusura, 3 secondi e rifai la chiusura. Sì. Ho capito. Chiudi netto, poi altri 3 secondi. Rifai la chiusura, 3 secondi, rifai la chiusura, non so se hai capito. No, volevo dire, 3 secondi, rifai la chiusura e netta però. È netta, sì, ok. Allora, 3 secondi. Ma oggi ci capiamo qualcosa qui. Uscendo pasto. Oddio mio. Allora, 3 secondi. 1, 2, 3, 10 secondi. Siete voi. Qualche secondo di silenzio. Ah, aspetta, perché devo updateare il programma. Così dice che ma non iniziamo mai qui. Poi tu, va. Io faccio una partita a Risico da solo intanto. A Risico da solo poi. Che brutto. L'altra volta l'ho fatta. Chi ha vinto? Io. Incredibile. Beh, era la prima partita per capire le regole. E hai vinto subito, sei bravissimo. Da solo. Capitano Ovvio. Ho fatto 3 eserciti. Mazza. Mi è arrivata una mail. Melody. La morale è ancora quella, fai merenda con Girella.